Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, ora in questa trasmissione di questa sera parliamo parleremo di Epicuro. Cioè, in questa trasmissione voglio un attimino parlarvi di Epicuro. Perché voglio parlarvi di Epicuro? Voglio parlarvi di Epicuro perché Epicuro fu uno delle, il caposcuola, diciamo così, di una delle più grandi scuole di filosofia che ci furono anticamente. Le grandi scuole di filosofia a quei tempi furono tre grandi scuole di filosofia. Ci fu l'Accademia di Atene, l'Accademia con Platone, con Carneade, e ci fu lo stesso Aristotele, il peripatetico, insegnava in Accademia. Poi ci fu la scuola degli Stoici, i signori della Stoa, quelli che praticamente elaborarono gran parte di quello che dopo divenne il cristianesimo, anche se il cristianesimo ha rubato da tutti, da tutte le parti. E la terza grande scuola fu la scuola del giardino, la scuola epicurea. La scuola epicurea, la scuola di filosofia epicurea, era una scuola abbastanza strana, fra virgolette, la quale aveva una filosofia della scienza estremamente profonda, ma soprattutto viene ricordata nel corso della storia come i filosofi del piacere, i filosofi della godereccia, i filosofi del goditi la vita. Ora, effettivamente gli epicurei avevano al loro centro il godimento per la vita. Cioè, mentre gli stoici, oppure anche i pitagorici, avevano tutta quella tensione verso la morte, una tensione che li portava ad avere un atteggiamento particolare, nel senso che i pitagorici, per esempio, credevano nella trasmigrazione delle anime, la metempsicosi. I neoplatonici addirittura arrivarono alla reincarnazione, grosso modo, e varie altre impostazioni, diciamo così, di sopravvivenza oltre la morte. Gli epicurei non avevano nulla oltre la morte, cioè dicevano: oltre la morte non c'è nulla. Però sia gli epicurei che gli scettici, effettivamente affermavano che oltre la morte non c'è nulla, in quanto nulla si può prevedere oltre la morte. Non è vero, ma non ha importanza, questo era il loro modo di vedere le cose. Dicevano che è importante vivere il momento presente, e in particolare gli epicurei, a differenza degli scettici, ponevano un accento estremamente marcato rispetto al piacere e al benessere del corpo. Cioè, il piacere e il benessere del corpo stava a dimostrare l'equilibrio dell'anima e l'equilibrio della psiche. Pertanto, anche se anche loro, come i filosofi antichi, cercavano l'imperturbabilità, cioè quella pace, quella serenità interiore e esteriore che li ponesse in non conflittualità col mondo, però avevano l'atteggiamento che la vita doveva essere piacere, cioè la vita bisognava viverla con il piacere, con la gioia, col benessere. E naturalmente la ricerca del benessere diventava anche fondazione, ricerca della medicina, ricerca del modo migliore per affrontare la vita, ricerca della scienza, lettura della realtà. Per cui vediamo come a Roma, per esempio, la massima espressione di epicureismo che c'è rimasta, che c'è arrivata fino a noi, sono i testi del Rerum Natura di Lucrezio, il quale io ne ho letto qualche passo anche qui in radio, praticamente un manuale scientifico che si può tranquillamente usare anche al giorno d'oggi. Cioè,
anche se effettivamente abbiamo esempi molto migliori oggi come oggi della scienza o delle letture delle cose di Lucrezio, cioè, è talmente avanzato quel manuale, è considerato un capolavoro nella storia, perché dal punto di vista scientifico, dal punto di vista dell'osservazione della vita, è di un'elevazione che non venne mai più raggiunta se non in questo secolo, davanti a quel gigante che noi riconosciamo enorme davanti a noi, che è il signor Lorenz, davanti al quale molte persone dovrebbero inchinarsi, e sicuramente tutti i pagani lo fanno, che seppe dimostrare al mondo come gli animali avessero una loro intelligenza, una loro capacità, una loro sensibilità. E lo dimostrò in maniera talmente inconfutabile che da allora quella scienza, la scienza del comportamento animale, ha fatto passi da gigante. Proviamo a leggere qualcosa della storia dell'epicureismo, di quello che ci è rimasto e perché ci è rimasto qualcosa dell'epicureismo. Vi ricordo che tutto quello che vi leggerò stasera è tratto da Epicuro, Scritti Morali, edizione Burr, e Classici Greci Latini della Burr, naturalmente, e la traduzione è di Carlo Daino. È un libretto, se voi andate a comprarlo, credo che vi costa 4-5 euro, una roba del genere. Non di più, insomma, almeno siccome me l'hanno regalato, mi hanno cancellato il prezzo, non ve lo posso dire. Proviamo un attimino, naturalmente andrò avanti finché avrò tempo, cioè un'ora di tempo e vi parlerò solo di Epicuro. Proviamo a capire Epicuro, la fortuna e perché Epicuro è conosciuto. Epicuro, che pure aveva ripreso, approfondendola, la teoria del progresso umano, che era stata di Democrito, pensava che la filosofia avesse con lui raggiunto il suo termine. Questo concetto, secondo cui la filosofia raggiunge il termine con un filosofo, voi lo dovete trovare questo concetto in ogni filosofo. Se un filosofo vi dice: secondo me le cose sono così, ma potrebbero essercene altre, è un filosofo che non vale niente. Cioè, mi spiego meglio, noi siamo abituati ad avere il concetto secondo cui io so una certa quantità di cose, ma sicuramente ce ne sono un infinito altro numero, no? Per cui io lo so che l'immenso che mi circonda è infinitamente più grande di quanto io posso capire, posso analizzare, posso esprimerle. Questo io lo so. Però quello che io faccio, quello che io raggiungo, quello che io riesco a concepire è il mio assoluto, è il mio assoluto di questo momento. Io capisco che domani cambio, arriva un nuovo fenomeno, modifico quello che faccio e allora raggiungo un altro assoluto, cioè raggiungo quella che è un'altra verità. Per cui io da un lato ho le forze che mi spingono alla libertà, cioè ho Demetra dentro che mi spinge a modificare continuamente il mio pensiero, il mio concetto. Però dall'altra parte ho anche Estia, che ogni volta che io raggiungo un gradino mi dice: questa è la verità, questa è la verità, questa è la verità, questa è la verità. E allora tutto il mio percorso di conoscenza è il passaggio da un mio stato psicologico, dal mio stato soggettivo di verità a un altro stato soggettivo di verità, a un altro stato soggettivo di verità. D'altronde, noi sbagliamo sempre, cioè noi siamo sempre in errore. Perché? Perché non esiste una verità definita, no? Cioè non esiste il raggiungimento di una verità assoluta. Noi abbiamo la nostra verità assoluta, la raggiungiamo al momento della morte. Perché la morte del corpo fisico determina che dopo quella soglia il mio corpo, la mia mente, non avrà più un'altra verità. Per
Ci sarà un altro stadio di trasformazione, se questo ci sarà, e avrà altre dinamiche, altri modi di esprimersi. Per cui la mia verità assoluta, la raggiungo al momento della morte. Per cui se io espongo attraverso questa radio dei concetti di filosofia, dei concetti religiosi, per me sono dei concetti assoluti. Per cui il fatto che io dica questo concetto religioso è un concetto assoluto non significa che quel concetto filosofico religioso sia assoluto, ma significa che per me aver raggiunto quel concetto filosofico religioso rappresenta un assoluto, che naturalmente supero, perché l'assoluto soggettivo è mio, è una cosa che appartiene a me, appartiene alle mie trasformazioni. E questo vale per tutti i filosofi, anche perché se voi pensate, se un filosofo come Socrate non ritenesse d'aver capito tutto, significherebbe immediatamente di avere l'idea di poter raggiungere qualcos'altro. Ma nel momento stesso in cui lui avesse l'idea di poter raggiungere qualcos'altro, quel qualcos'altro l'avrebbe già inglobato, cioè farebbe già parte delle sue sensazioni, farebbe già parte delle sue intuizioni, farebbe già parte del suo moto di spirito che lo porta a raggiungere qualcos'altro. Per cui nel momento stesso che dentro di noi si forma il dubbio, in realtà esiste una parte dentro di noi che sta elaborando qualcosa di nuovo. Pertanto, se un filosofo vi dice ma secondo me questo non va bene, guardatelo sempre con un po' di sospetto, almeno che non sia in pubblico, non stia parlando alle persone e allora stia dicendo alle persone io vi dico questo, però so che voi potete dire altre cose diverse dalle mie, per cui non è che io non vi dico il mio assoluto, cioè il raggiungimento della mia verità, ve la dico, ma so che potrei fare qualcos'altro, però sta a voi chiaramente sollecitarmi, sta a voi manifestare la vostra verità assoluta e confrontarla con la mia e le sciacquiamo insieme nel mare della discussione, nelle acque del dibattito, magari ci scanniamo ferocemente ognuno per difendere le proprie posizioni e in quello scannamento modifichiamo il nostro modo di essere. Per cui ricordatevi sempre questo, ogni filosofo vi dà il suo assoluto. Dopo esiste qualche filosofo che viene elevato agli altari, tipo quell'imbecille che è Tommaso d'Aquino, che la Chiesa Cattolica eleva agli altari. Quel filosofo non si può discutere, quel filosofo per la Chiesa è un assoluto. Noi sappiamo che lo stesso Epicuro può essere superato, viene superato, noi sappiamo che non esiste un filosofo che non venga superato, esistono però dei filosofi che toccano una qualità e una articolazione di temi che è capace di superare quella che è la loro cultura e si proiettano nel tempo. Per esempio, nessuno penso possa dubitare che uno come Platone, che piaccia o che non piaccia, e a me piace poco, comunque dall'Accademia di Atene ancora oggi stiamo discutendo di Platone, stiamo discutendo dei suoi concetti. Per cui è un uomo che nel bene o nel male, a chi piace o a chi meno, ha dato tantissimo all'umanità. Aristotele, che ci piaccia o che non ci piaccia, ne stiamo discutendo ancora oggi. Di Epicuro lo stesso, ne stiamo discutendo ancora oggi. Per cui sono dei personaggi che hanno trattato i temi in una qualità e una proiezione tale da coinvolgere gli esseri umani e da portare gli esseri umani a esercitare le loro emozioni, i loro dibattiti, le loro rabbie, le loro angosce, sempre con quei temi. Per cui sono effettivamente dei giganti che hanno attraversato la storia. Poi magari se qualcuno va a vedersi nella storia della filosofia si troverà che c'è uno spazio della storia della filosofia che praticamente non esiste, almeno in questo momento. Ed è quello spazio che va da Boezio all'avvento del Rinascimento italiano, abbiamo uno spazio di filosofia che diciamo che è quasi ridotto a zero, e noi riconosciamo alcuni filosofi all'interno di quello spazio, ma con molta fatica
e a volte rivolgendoci al mondo arabo, da Averroè a Vicembron, cioè un paio di filosofi che sono arabi, che sono dei giganti, e infatti dal mondo arabo ci arriveranno poi i testi aristotelici. Andiamo avanti ancora. Epicuro scopre la verità, e al di là della verità non si può andare. Non si può continuare a filosofare nel senso di cercare la verità, ma si può, anzi si deve e si vuole essere felici. Filosofare nel senso di apprendere e far propria la verità rivelata dal Maestro, dal Salvatore. Vi ricorda niente questo? Chi entra nel giardino diventa una specie di catecumeno, piuttosto che un filosofo nell'eccezione a noi familiare. Del resto, l'Epicureo è un sophos, un saggio, piuttosto che un filosofo, che, come dice il nome, ama la saggezza e aspira ad essa. All'epicureismo ci si converte, perché l'adesione ad esso comporta un mutamento radicale di mentalità e di stile di vita, proprio come avviene nelle conversioni religiose. E come una dottrina religiosa si fissa nell'ortodossia. Così l'insegnamento di Epicuro si conservò nella sostanza immutato nei secoli. Gli Epicurei, osserva il filosofo Numenio, nel secolo II d.C. non si sono mai contraddetti tra di loro, né hanno mai contraddetto il Maestro, e considerano empia qualsiasi innovazione. La scuola di Epicuro, scrive Diogene Laerzio, nel III secolo d.C., mentre quasi tutte le altre si estinguevano, perdurò con ininterrotta successione di maestri scelti fra i discepoli più illustri. Un secolo circa dopo la morte del suo fondatore, l'epicureismo raggiunge Roma, e nonostante le difficoltà incontrate all'inizio, vi prese piede stabilmente. Nel primo secolo a.C. gli epicurei romani erano numerosi, come attesta Cicerone, che aveva ascoltato ad Atene il capo della scuola Zenone di Sidone. Contemporaneo di Cicerone fu Lucrezio, il cui poeta De Rerum Natura è non solo una fedele esposizione della fisica di Epicuro, ma anche una splendida testimonianza della conversione alla dottrina del Salvatore greco. Nella villa di Calpurnio, Pisone, suocero di Cesare, a Ercolano presso Napoli, Filodemo di Gadara, amico di Cicerone, era l'animatore di un circolo epicureo. Proprio in quella villa sono stati trovati i papiri che ci hanno tra l'altro restituito frammenti di molte opere di Filodemo e del Perifiseos dello stesso Epicuro. Nel periodo tormentato che precede la fine della Repubblica, il tetrafarmaco epicureo era evidentemente una medicina gradita. Nei primi decenni del Principato, la politica restauratrice di Augusto non favorì la dottrina del maestro di Samo, ma in contatto col circolo napoletano fu il giovane Virgilio, ed epicureo fu a modo suo e per tutta la vita Orazio. Orazio e l'epicureismo, c'è un saggio di Diano sull'Orazio e l'epicureismo, la saggezza e le poetiche degli antichi, fra le altre cose stampato a Vicenza nel 68. Epicuro aveva fondato la sua filosofia pratica sulla scienza della natura, e proprio questa, giustamente, Lucrezio aveva rivestito di splendida poesia. Ma ad aver fortuna fu già allora soprattutto l'etica e non la filosofia. Un avversario della fisiologia epicurea, come lo stoico Seneca, nel primo secolo dell'impero, poté attingere a piene mani dal tesoro della saggezza epicurea, perfino in un'opera destinata all'educazione di un giovane amico, le Lettere a Lucilio. Nel secolo successivo un Siro, che però scrive con purezza ed eleganza in greco, Luciano di Samosata, riconosce in Epicuro il maestro di una saggezza illuministica, nemica di ogni superstizione. Più tardi, l'imperatore stoico Marco Aurelio, nel suo libro, che egli va scrivendo per se stesso, cita, seppure con parsimonia, Epicuro.
Forse proprio nel secondo secolo, in una remota cittadina dell'impero, Enoanda di Lidia, un tale Diogene fa esporre al pubblico, incisa sulla pietra, la verità proclamata da Epicuro. Nel terzo secolo Porfirio, un filosofo neoplatonico, discepolo di quel Plotino che aveva disprezzo del proprio corpo, non sdegna di ricopiare molte massime epicuree nella lettera alla moglie Marcella, che è in qualche modo il suo testamento spirituale. Ma proprio questa tolleranza da parte di uomini che appartenevano ad un'altra fede rivela che la filosofia epicurea era ormai come un fiore reciso dalla sua pianta. Tra poco sarebbe scomparso anche il giardino. Quando il cristianesimo divenne la religione dello Stato romano, la scuola di Epicuro si estinse e per molto tempo ancora non sarebbe stato più possibile accettare nulla da chi aveva negato la provvidenza divina e l'immortalità dell'anima. Si sarebbe dovuto aspettare Erasmo da Rotterdam per sentire che il cristiano è il migliore discepolo di Epicuro. Intanto Epicuro era sceso all'inferno, dove sarebbe rimasto a lungo sotto il peso delle accuse vecchie e nuove, dissolutezza e ateismo. Nell'inferno fra gli eretici lo trovava ancora Dante. Suo cimitero da questa parte hanno, con Epicuro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. In un mondo come quello in cui Epicuro era vissuto, la saggezza o anche semplicemente l'educazione, paideia, dicevano i greci, comportava una disciplina e una dieta non solo dell'anima, ma anche del corpo. Perciò Epicuro, che indicava nel piacere la fine dell'uomo, doveva dichiarare che il piacere che egli intendeva non era quello dei dissoluti, lettera Meneceo. Lo stoico Seneca, per giustificare se stesso e difendere Epicuro, deve ricordare che il piacere predicato dall'avversario è uno scomodo riparo per la lussuria, tanto esso è sobrio e secco, da vita beata, come una dieta a pane e acqua. Ma dopo secoli di cristianesimo si ricorrerà proprio all'asceta Epicuro per difendere i diritti di quella carne di cui San Paolo aveva radicato, in cui San Paolo aveva radicato il peccato. Nella prima metà del 400 l'umanista Cosimo Raimondi, nella sua Defensio Epicuris contro Stoicos Academicos et Paripateticos, Cultura e Filosofia del Rinascimento Italiano, Firenze 1961, scrive: si condanna Epicuro perché si ritiene che abbia avuto del sommo bene una concezione troppo rilassata, ponendolo nel piacere ed asserendo che tutto va ad esso riferito. Io invece, se più accuratamente lo considero, ogni giorno sempre di più, sono solito approvarne questa opinione, quasi che fosse enorme principio non solo di un uomo, ma di uno spirito superiore. Egli pose il bene supremo nel piacere, avendo visto più a fondo la forza della natura, avendo compreso che siamo nati e siamo stati formati dalla natura in modo che nulla ci fosse più appropriato del mantenere sane ed integre tutte le membra del nostro corpo, conservandole nel loro stato senza essere affetti da alcun male dell'animo o del corpo. Traduzione di Garen in l'umanesimo italiano. La nuova ricezione di Epicuro è favorita dalla scoperta del poema di Lucrezio, fatta da Poggio Bracciolini nel 1417 e dalla traduzione latina delle Vite di Diogene Laerzio compiuta da Ambrogio Traversari nel 1431. In questi stessi anni Lorenzo Valla redige un dialogo intitolato De vero et falso bono o De voluptate. Nel primo libro della seconda edizione il Valla affida all'amico Maffeo Vegio Epicureo una calorosa apologia del corpo e dei suoi piaceri contro le tristi e innaturali virtù degli stoici e dei monaci. Ma alla fine del suo dialogo, nel terzo libro, il Valla, che non vuole e non può, altrimenti l'avrebbe bruciato, negare una vita dopo la morte,
riconosce che il piacere sommo è quello del quale l'uomo gode in paradiso. Epicuro non riesce a sconfiggere Cristo, è il divino Platone, ma è proprio lui ad ispirare la sintesi armoniosa tra lo spirito e la carne, che è caratteristica dell'umanesimo. Altri, come gli umanisti del circolo romano di Pomponio Leto, negarono che l'anima sopravvivesse al corpo e coerentemente si dedicavano ai piaceri di questo mondo. Ma più che essere epicurei nel senso autentico della parola, meritavano l'accusa di esserlo. Talvolta risultano più vicini alla saggezza di Epicuro coloro che non si richiamano a lui apertamente. Nel Cinquecento furono in questo modo epicurei Francesco Guicciardini e Michel de Montaigne, il primo soprattutto per il suo prudente amore verso il suo particolare, il secondo per l'attenzione sempre vigile alla voce della carne. E a questo proposito sarà bene non cercare l'epicureismo di Montaigne soltanto laddove gli cita Epicuro, magari per ripetere su di lui tradizionali banalità. Epicuro, i suoi precetti sono irregolari e molli, fu in vita sua molto devoto e laborioso. Così fu epicureo in tutto Ludovico Ariosto, il cui poema nasce da un amore della vita libero dalle opinioni vuote e lunatiche. Nel secolo XVIII la lettura di Montaigne e di un moralista come Charron confortava nell'idea che il piacere non fosse indegno di un filosofo. Naturalmente i dogmi fondamentali del cristianesimo non venivano, almeno in apparenza, respinti. È proprio un onesto canonico di Digne, Pierre Gassendi, che pubblica nel 1647 a Lione 8 libri De Vita et Moribus Epicuri e 2 anni dopo, sempre a Lione, un'edizione con traduzione latina e commento della vita di Epicuro di Diogene Laerzio. Questa volta Epicuro aveva suscitato l'interesse di uno studioso anche per la fisica. Gassendi, che era in contatto con Cartesio e con Galilei, riteneva che l'atomismo fornisse una base più adeguata alla nuova scienza, della quale tuttavia rifiutava, proprio come i suoi tempi aveva fatto Epicuro, uno degli elementi essenziali, la matematica. Il pio Gassendi correggeva la fisiologia dell'antico maestro in alcuni punti essenziali. Da buon cristiano non poteva negare l'intervento di Dio nel mondo e perciò rifiutava il clinamen e ammetteva, contro Cartesio, le cause finali in fisica. Naturalmente non accettava la mortalità dell'anima. Ma nel complesso l'interpretazione che gli offriva di Epicuro era ispirata a simpatia e la lettura che gli forniva degli antichi testi che ne conservano le dottrina non mancava di intelligenza, tanto che le sue opere devono tuttora essere consultate dagli studiosi. Il suo contributo alla diffusione dell'epicureismo fu notevole, ma sarebbe più esatto dire che egli contribuì alla diffusione di alcuni elementi dell'antica dottrina. Così Hobbes, che di Gassendi era nemico, fu atomista in fisica, ma certo non fu epicureo. Lo stesso si potrebbe dire dei celebri libertini. Il brillante Saint Evremonde, in una lettera sur la morale d'Epicure à la moderne Léontine, così si chiamava la cortigiana amata dal filosofo, si chiedeva con finto imbarazzo: «Ma che cosa pensate voi di Epicuro? Non prestate fede né ai suoi avversari né ai suoi partigiani. Quale può essere dunque il giudizio che ne date?» E rispondeva: «Io penso che Epicuro fosse un filosofo assai saggio, che secondo i tempi e le occasioni prediligeva la voluttà in riposo a quella in movimento, e da questa distinzione fra due tipi di voluttà è derivata la duplicità della sua reputazione». Pensiero libertino, Pompeo Faracovi.
accattivante, buon senso e malizia e eleganza non mancavano a Saint Evremond, ma la dottrina di Epicuro sul piacere era tutt'altra cosa. Anche i filosofes del Settecento erano ben lontani dallo spirito dell'antico maestro. Certo, erano convinti che l'uomo, nel suo naturale egoismo o amore di sé, fosse spinto unicamente dal desiderio del piacere e dalla fuga dal dolore, ma non credevano con Epicuro che la natura stessa avesse posto dei limiti ai desideri. In Inghilterra i filosofi che assistono alla rivoluzione industriale elaborarono una morale fondata sull'utile. Jeremiah Bentham, 1748-1832, parla di un calcolo o aritmetica morale che sembra identico nel principio a quello proposto da Epicuro, lettera Meneceo. Ma forse non ha torto una studiosa francese, Geneviève Rodis-Lévis, in un libro che merita di essere letto e che abbiamo indicato nella bibliografia, anche se non è stato tradotto in italiano, giudica senza beneficio reale questo gioco di confronti tra l'antica saggezza di Epicuro e certe dottrine moderne. Più interessante a questo punto e più utile è riferire il giudizio che alcuni moderni hanno dato di Epicuro. Kant, nella Critica della ragion pura, riconosce in Epicuro uno spirito filosofico più schietto che alcun altro filosofo dell'antichità, perché ha compreso, a differenza di Platone, che nella ricerca fisica la ragione non può appigliarsi a spiegazioni idealistiche. Così nella Critica della ragion pura egli loda Epicuro per la coerenza con la quale sostiene che se il fine dell'uomo è la felicità, eudemonismo, allora quel fine è il piacere, edonismo. Nella grande sistemazione hegeliana della storia della filosofia di Epicuro rappresenta soltanto un momento dello spirito ormai lontano e superato. Un giovane hegeliano di sinistra, Karl Marx, si sforza di ridare attualità ad Epicuro nella sua dissertazione di laurea sulla differenza fra le filosofie naturali di Democrito ed Epicuro. Egli proclama con entusiasmo: la filosofia, fin tanto che una goccia di sangue ancora pulserà nel suo cuore, assolutamente libero, dominatore dell'universo, griderà sempre agli avversari con Epicuro: empio non è chi nega gli dèi dei più, ma chi alla nozione degli dèi aggiunge quanto è nell'opinione dei più. Lettera Meneceo. Privo di ogni illusione, senza precostituite certezze, Nietzsche, per incontrare Epicuro, deve scendere Novello, Odisseo nell'Ade. Quattro furono le coppie che a me il sacrificante non si negarono: Epicuro e Montaigne, Goethe e Spinoza, Platone e Russell, Pascal e Schopenhauer. Con queste devo discutere, quando peregrinato a lungo solo, da essi voglio farmi dare ragione e torto. Essi voglio ascoltare quando essi stessi se danno fra loro ragione o torto. Umano, troppo umano, parte prima, opinioni e sentenze. Nella Gaia Scienza un intero aforismo è dedicato ad Epicuro. Sì, sono fiero di sentire il carattere di Epicuro diversamente, forse, da chiunque altro, e soprattutto di gustare ciò che ascolto e leggo da lui. La gioia meridiana dell'antichità, vedo il suo occhio che guarda un vasto, albicante mare, oltre gli scogli delle rive sui quali si posa il sole, mentre grandi e piccole fiere giocano nella sua luce, sicure e placide come questa luce, quest'occhio disteso. Una tale gioia l'ha potuta inventare solo un uomo, che non trova pace nel dolore, la gioia di un occhio davanti al quale il mare dell'esistenza si è quietato, e che non si sazia più di guardare la sua superficie, e questo screzio tenero rabbrividente velo di mare non era mai esistita prima di allora una tale compostezza della voluttà. Più avanti, nella stessa opera, nell'aforismo intitolato Che cos'è il romanticismo?, Nietzsche ci rivela di aver appreso a comprendere a poco Epicuro, applicando quella difficilissima e capziosissima forma dell'argomento a posteriori
in cui si commette il maggior numero di errori, quell'argomento a posteriori per cui si risale dall'opera all'autore, dall'azione all'agente, dall'ideale a colui che lo sentì necessario, da ogni maniera di pensare e di valutare il bisogno che dietro a essa impone il suo comando. Lo sguardo, fattosi più cupo, scopre una segreta e fondamentale affinità di Epicuro col cristiano, che in realtà è soltanto una specie di epicureo, perché entrambi sono deboli e sofferenti, bisognosi di dolcezza, di mansuetudine, di bontà nel pensiero e dell'azione, e dunque di qualcosa o qualcuno che li salvi. Ma Epicuro è anche e soprattutto profondamente anticristiano. Dice Nietzsche, si legga Lucrezio per comprendere che cosa ha combattuto Epicuro, non il paganesimo, bensì il cristianesimo, voglio dire la corruzione dell'anima attraverso l'idea del peccato, quella del castigo e dell'immortalità. Egli combatté i culti sotterranei, l'intero cristianesimo latente. Negare l'immortalità fu già allora una redenzione reale, ed Epicuro avrebbe vinto ogni spirito rispettabile dell'impero romano. Era epicureo, ed ecco che compare Paolo dall'Anticristo, pagina 58. E questo è ciò che è stata la storia del pensiero epicureo. Pensiero epicureo che c'è prima scomparso e poi è riapparso in tutta la sua grandezza, e è stato praticamente il pensiero, anche se abbiamo pochissimi frammenti di Epicuro, che ha guidato gli uomini attraverso il Rinascimento, li ha guidati attraverso la ricostruzione, l'illuminismo, attraverso il libertinismo, l'illuminismo, attraverso Schopenhauer, attraverso Nietzsche, attraverso Hegel, attraverso Marx, li ha portati a creare quella filosofia della libertà che in fondo era portata da Epicuro, al di là di ogni verità manifestata, che negava nel modo assoluto che l'anima potesse sopravvivere al corpo, in quanto ciò che anima il corpo è espressione del corpo. E allora questa soluzione che Epicuro generava non era altro che vivi intensamente la tua esistenza, vivi con passione la tua esistenza, e vivi con passione la tua esistenza era ciò che portava l'uomo al mito, era ciò che portava l'uomo alle antiche religioni. E adesso andiamo ad affrontare, per i pochi minuti che ci mancano, alcune sentenze e frammenti di Epicuro. Della saggezza e del saggio. Ve l'ho già accennato oggi e cercheremo di andare un po' più avanti. Fatti servo della filosofia se vuoi avere libertà vera. Vana è la parola di quel filosofo dalla quale nessuna passione umana viene curata, come non v'è nessuna utilità ad un'arte medica che non liberi il corpo dai suoi mali, così neppure della filosofia, se non libera l'anima dalle sue passioni. Non far finta di filosofare, ma filosofa sul serio, perché non di parer sani abbiamo bisogno, ma d'essere veramente sani. In tutte le altre forme di attività, solo alla fine se ne coglie il frutto ed a stento. Nella filosofia, conoscenza e diletto vanno insieme, giacché non prima si impara e poi si gode, ma nel medesimo tempo si impara e si gode. Nell'amore della filosofia si scioglie ogni ansia e trepidazione di brama. Ridere e filosofare e amministrare con cura la propria casa e usare di quant'altro a nostra disposizione e non cessare mai di far risuonare le parole della retta filosofia. Non artefici di vanti e di parole, né ostentatori di quella dottrina intorno a cui il volgo si affanna, forma la scienza della natura, ma uomini scevri di iatanza e a sé bastanti, superbi dei beni propri, non di quelli del mondo. Bisogna rendersi conto che lungo e breve discorso giungono al medesimo fine.
nelle discussioni fatte per amore di se stesse, più guadagna chi è vinto in ragione di quel che gli vi impara. Evitare la belluria della prosa ritmata, per correre dietro ad inezie, perde di vista le cose importanti. La venerazione tributata al saggio è un grande bene per colui stesso che la prova. Bisogna scegliersi una persona virtuosa ed amarla e averla sempre davanti agli occhi per vivere come se essa ci stesse guardando e agire sempre come se essa ci vedesse. Opera sempre come se Epicuro ti guardasse. Tetrafarmaco. Non sono da temere gli dèi. Non è cosa di cui si debba stare in sospetto la morte. Il bene è facile a procurarsi, facile a tollerarsi il male. Degli dèi. Questo discorso degli dèi è piuttosto complesso. Cercherò di leggervelo piano. Per ciò che riguarda i fenomeni del cielo, moti, ritorni, eclissi, sorgere e tramonti di astri e quant'altro è del genere, non bisogna credere che essi si compiano sotto la direzione di un qualche essere che soprastia a mettere ordine al presente o intervenga in futuro, e che nel medesimo tempo conservi intera insieme con l'incorrubilità la beatitudine. Occupazione e pensieri, ire e grazie, non sono cose che s'accordano con la beatitudine, ma nascono da debolezza e timore e dal bisogno che sia del prossimo, e neanche da credere che fatti di fuoco conglobato i corpi celesti godano in pari tempo della beatitudine e assumono di loro volontà codesti moti. Ma per ogni parola che a simili concetti si riporti, si deve aver cura di conservare tutto quello che in essi vi è di augusto, affinché non ci accada di derivarne opinioni che a tanta dignità sono contrarie, o questa contrarietà ingenererà nelle anime il turbamento più grande. Non male, vero? Eppure il discorso è abbastanza semplice. Possiamo vederlo un attimino frase per frase. Per ciò che riguarda i fenomeni del cielo, moti, ritorni, eclissi, sorgere, tramontare di astri e quant'altro è del genere, non bisogna credere che essi si compiano sotto la direzione di un qualche essere che soprastia a mettere ordine al presente e intervenga nel futuro, e che nel medesimo tempo conservi intera insieme con l'incorrubilità la beatitudine. In pratica, Epicuro dice, per quanto riguarda il sole, la luna, i pianeti, non dovete mettervi in testa che sia qualche personaggio, qualche volontà o qualche dio che ne decida i moti, che intervenga sui moti dei pianeti, che intervenga per il futuro. I moti dei pianeti avvengono per forza propria, per cui è inutile che vi pensiate che ci sia una volontà o un dio superiore e che dopo viene anche a determinare il vostro futuro o la vostra beatitudine. È stupido pensare a sta cosa. E ancora, occupazioni e pensieri, ire e grazie, non sono cose che si accordano con la beatitudine, ma nascono da debolezza e timore e dal bisogno che sia del prossimo. In pratica, noi ci affanniamo nella vita, lavoriamo, pensiamo, ci preoccupiamo, però queste cose non è che ci portano alla beatitudine o sono la beatitudine. Semplicemente queste cose qua le facciamo perché abbiamo bisogno degli altri, perché abbiamo bisogno di stare in società. E non bisogna neanche credere che fatti di fuoco conglobato i corpi celesti godano in pari tempo della beatitudine e assumano di loro volontà codesti moti. Cioè, non potete neanche mettervi in testa che i pianeti, che il sole, le stelle siano beati e nello stesso tempo fanno il loro moto e fanno i loro gesti. Finché i pianeti e le stelle continuano nel loro moto, continuano nei loro gesti, continuano nelle loro traversie, non è che vivono uno stato di beatitudine, ma vivono uno stato di turbamento continuo
nel quale fanno i loro adattamenti e fanno le loro trasformazioni. E ancora ci dice Epicuro: ma per ogni parola che a simili concetti ci riporti, si deve aver cura di conservare tutto quello che in essi vi è di augusto, affinché non ci si accada di derivare opinioni che a tanta dignità sono contrarie, o questa contrarietà ingenera nelle anime il turbamento più grande. Praticamente ti dice, ogni volta che se parlo di questi concetti, cioè se arrivo a parlare di mettere al di sopra del sole, della luna, degli astri una volontà o qualcosa, bisogna riportarla all'ordine, cioè bisogna aver cura di conservare tutto ciò che è augusto, cioè tutto ciò che è nobile, tutto ciò che rientra nei sensi, tutto ciò che rientra nella nostra opinione, affinché non ci mettiamo delle idee strambe in testa, no? Che questa contrarietà si metta a turbare l'anima, perché in effetti se vi cominciate a mettere in testa che Dio è il creatore del mondo, vi cominciate a mettere in testa che Dio determina il moto dei pianeti, cominciate a mettervi in testa che Dio determina il vostro futuro, vi cominciate a mettere in testa che se non obbedite a Dio voi non avrete un futuro, non avrete la morte, allora andate a leggervi Kierkegaard, terrore e tremore, ed è quel perturbamento dell'anima che l'idea di Dio, Dio generatore, Dio ordinatore, Dio determinatore della vita, comporta nella psiche delle persone. Ed è questo, contro questo che Epicuro mette in guardia. Cioè, stia attenti a non metta sopra gli astri, sopra il sole, sopra la luna, delle divinità che ne determinano i moti. È per se stessi che fanno i moti e non certo perché qualcuno li determina. E questo diceva Epicuro, siamo al terzo o quarto secolo avanti Cristo, Allora, siccome il mio tempo sta andando avanti e il 16 è anche piuttosto complesso, ve ne do solo lettura. Bisogna convincersi che il più grave turbamento da cui le anime degli uomini possono essere presi è quello che, primo, si ha nel credere che quelle medesime nature che pur si pensano beate e incorruttibili possano in pari tempo avere volontà e compiere azioni ed esercitare funzioni di causa che a tali loro attributi sono assolutamente contrarie. Secondo quando, seguendo i miti, si sta in attesa o in sospetto di qualche d'eterno, o si ha paura della stessa insensibilità della morte, quasi essa potesse avere relazione col nostro essere, e ciò non sulla base di una qualunque opinione, ma per una specie di irragionevole trasposizione della coscienza, la quale fa che, lasciando l'oggetto nel timore assolutamente indefinito, si cada in un turbamento pari o ancora più vasto di quello che si avrebbe se tutto codesto fosse fondato su una ragionata opinione. L'imperturbabilità si ottiene invece con l'essersi liberati da tutti codesti errori. Di conseguenza è necessario stare attenti alle affezioni in atto e alle sensazioni, tenendo conto del loro carattere comune per quelle comuni e del loro carattere particolare per quelle particolari e, in una parola, per ciascuno dei criteri all'evidenza immediata, giacché se ad essi ci atterremo avremmo modo di determinare rettamente nelle sue cause e rimuovere spiegandolo tutto ciò che è motivo di turbamento e di timore, determinando le cause e dei fenomeni celesti e di tutte le altre difficoltà in cui di volta in volta ci si imbatta quante al resto degli uomini sogliono procurare i massimi timori. E questi massimi timori andrebbero letti in maniera coerente con la massima superstizione. In pratica, contro cosa è che si sta battendo Epicuro in questi passi? Epicuro sta combattendo quella che è la superstizione più diffusa, cioè in pratica che tutti gli oggetti del mondo vengano mossi da forze esterne, da forze improprie agli oggetti del mondo, come se gli oggetti del mondo fossero animati da un qualche demonio e non da se stessi. Cioè siamo in un periodo storico
dove nell'Apologia di Socrate c'è una battuta infelice. Socrate, davanti ai giudici, praticamente dice, vado a memoria, vado in soldoni, fin da quando ero giovane c'è dentro di me un demone che mi spinge. Bene, questa battuta infelice di Socrate praticamente porta la filosofia a cambiare l'intero concetto di daimon e di demone. E se prima, se nella filosofia antica il daimon non era altro che l'essenza stessa degli uomini, degli animali, delle piante, degli oggetti, cioè il loro lato divino, ma non era separato dalla cosa, dall'oggetto, cioè dall'uomo, dalla pianta, dall'animale oppure anche dalla terra. Infatti, se voi vi leggete, gli inni orfici chiamano Zeus grande demone, no? Grande daimon, perché l'atmosfera ha la sua intelligenza. Noi la respiriamo l'atmosfera, ma quando ci riferiamo all'atmosfera come intelligenza, come coscienza, come capacità programmatrice, come capacità di vivere strategicamente la sua esistenza, allora ci riferiamo al daimon, cioè ci riferiamo alla divinità, ci riferiamo a Zeus. Bene, quel concetto di daimon, con quella battuta, che è una battuta tutto sommato abbastanza sciocca, fatta da Socrate, scritta da Platone ma riferita a Socrate, in realtà viene cambiato il concetto di daimon. E da allora, storicamente, il concetto di daimon cessa di essere la parte divina degli oggetti, cioè la parte divina delle piante, degli animali, per diventare un oggetto esterno e pensare a la pianta o l'animale o l'uomo come un corpo separato. E arriviamo per esempio al corpus hermeticum, dove all'atto della nascita del corpo gli arriva dentro una roba esterna che viene chiamata anima, gli arriva dentro una roba esterna che gli viene chiamata daimon. Cioè non è più il daimon non è più l'espressione del soggetto in se stesso, ma diventa un qualcosa che gli arriva dal di fuori. Ebbene, quel qualcosa che gli arriva dal di fuori, che dopo diventa praticamente il centro di tutto quello che è il corpus hermeticum, ma che è anche il neoplatonismo, che sono tutte quelle teorie che avranno poi alla fine, andranno tutte a confluire dentro il cristianesimo attraverso trasformazioni successive, viene elaborato quello che è il concetto di demonio, cioè quel concetto cristiano secondo cui esiste questa potenza esterna, potenza altra, che può entrare nei corpi, che può entrare negli oggetti, che può indurre al male, che può fare delle cose. Questo concetto è un concetto che deriva da un concetto molto più antico, dove il daimon invece era considerato la parte divina degli oggetti, perché nel mito e nella parte antica della filosofia greca il daimon era ciò che restava del divino alla morte del corpo fisico. In pratica lo stesso concetto noi lo troviamo a Roma e lo troviamo nel concetto di genio e nel concetto di Iuno. Iuno, noi abbiamo ancora il concetto di Iulio, che è un omaggio a Iuno, era il lato divino degli uomini e il lato divino delle donne, cioè il genio era il lato divino degli uomini e il lato divino delle donne era Iuno. Poi c'erano anche altri aspetti divini, che erano lo Iuno, il genio dello Stato, il genio del luogo, altre forme che erano però sempre considerate come l'essenza divina di un corpo, cioè il corpo in realtà costruisce il Dio che cresce dentro. Ebbene, Epicuro nei suoi scritti combatte contro la superstizione, cioè la credenza che ci siano degli oggetti esterni, tipo questi demoni che venivano elaborati più o meno attraverso quel periodo, oppure altre influenze che invece determinavano la vita. Per cui Zeus è un daimon, ma lo è in se stesso, perché è l'atmosfera,
è la parte divina dell'atmosfera. Bene, io lascio qui con Epicuro, lascio qui e vi ricordo che quello che vi ho letto era l'introduzione della storia del pensiero epicureo e due o tre stupidaggini del pensiero stesso che sono relative alle sentenze e ai frammenti, e vi ricordo che il libretto è Epicuro scritti morali ed edito dalla Burr, costa pochi euro e probabilmente, se ne avrò voglia, non lo farò la prossima volta, ma prima o dopo lo ritirerò fuori, dipende dal gradimento che ha avuto i vari ascoltatori e cosa sentirò. Ciao a tutti, vi ricordo che questa trasmissione è Magia, Stregoneria e Paganesimo e io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione, sperando naturalmente che non salti l'elettricità e di poter fare la trasmissione in maniera regolare. Vi ricordo sempre che la radio ha i suoi problemi e che chi gli dà una mano, finché ci verrà data una mano, riusciremo anche a superare questi problemi. Grazie a tutti e a risentirci a giovedì prossimo. Metto immediatamente in discorso il Presidente. Ciao.